semplici, nette e molto in linea con il cuore e con la storia di questa città. Mediterraneo come pace, solidarietà, meticciato, contaminazione, popoli che devono stare insieme per difendere questo mare e non per essere messi gli uni contro gli altri. Quindi noi diamo una grandissima importanza a questa visita, in questo luogo, alla Facoltà Pontificia Teologica che sta mettendo in campo un'azione culturale molto in sintonia con la nostra città. Si uniscono delle differenze per costruire coesione contro il percorso del rancore che soffia anche nel nostro mare, nel nostro paese, nella nostra Europa. La visita di Papa Francesco a Napoli è un segno importante, si parla del contesto del Mediterraneo, da Napoli che oggi è capitale in qualche modo del Mediterraneo, perché non sia più un mare, ci sono troppi rumori, come scritto da ieri. Condivido molto, perciò al di là delle parole che poi ascolteremo tra poco, il messaggio è forte. Non è una scelta casuale di venire a un convegno su questo tema, in questo momento storico, in questa città che si è schierata. Noi non saremo mai complici, ma nemmeno silenti. Ci siamo schierati per una questione innanzitutto di civiltà. Non è possibile accettare in modo ineluttabile che delle persone muoiono in mezzo al nostro mare, che ha una grande storia di civiltà, di amore, di fratellanza e di solidarietà. Altrimenti non ha senso Napoli, non ha senso l'Italia, non ha senso il Mediterraneo e devo dire nemmeno l'umanità. Il Papa ha avuto parole fortissime e chiare. Noi siamo in linea, io personalmente sono assolutamente in linea con il pensiero di Papa Francesco, al di là del fatto di essere credenti o meno, perché questo è un tema di umanità. Da Napoli parte il nuovo umanissimo, quindi noi ci vogliamo, tra virgolette, candidare a essere capitale del Mediterraneo, però di questo Mediterraneo, di questo vogliamo costruire. Città del dialogo, capitale del Mediterraneo, città del dialogo. Ma ce l'ha nella storia, ce l'ha proprio nella sua storia, ce l'ha adesso, noi ce l'abbiamo ben chiaro, ci siamo schierati per la giustizia, anche nel caso in cui la giustizia non coincida con la legalità formale, giustizia etica e in questo caso anche religione.